termini For Mutoko, un'importante appunto iniziativa per uno dei più importanti tornei di beach tennis a livello nazionale, che ha registrato 230 iscritti. Giunta la nona edizione, la manifestazione sportiva organizzata dal gruppo Gli Spappolati ha finalità benefiche. Il ricavato infatti sarà devoluto all'associazione Verso Mutoko a favore dell'ospedale gestito nella cittadina dello Zimbabwe in Africa. L'anno scorso sono stati raccolti 38.000 euro, l'anno prima 25.000 euro. L'intento di questa edizione è di sfondare a livello di numero di adesioni almeno 200 iscritti all'evento, visto il crescente interesse per uno sport sempre in continua evoluzione e anche dinamico. Sì, le cifre sono quelle appunto dette adesso. Tre anni fa abbiamo raccolto 25.000 euro, l'anno scorso 38.000, di cui il progetto di l'anno scorso era l'ampliamento dell'orfanotrofio nell'ospedale a Mutoko in Zimbabwe. E poi con la rimanenza abbiamo acquistato nafta e medicinali per l'ospedale. Ed eccola la dottoressa Marilena Pesaresi, che è in Africa dal 1963 ma è a Mutoko dal 1982. La chiamano il leone che sa, quasi 80 anni, e continua a dirigere con forza l'ospedale nella cittadina dello Zimbabwe. Bene, il problema è che i quasi 80 anni sono proprio quasi, però il problema è che siccome non ho ancora trovato chi è che mi sostituisce come medico, allora devo aspettare il sostituto, e lo aspetto con molta gioia e spero che arrivi, speriamo. Dottoressa, l'ospedale nel quale lei opera è attiva, è stato il primo a distribuire antivirali contro l'AIDS, oltre alle malattie infettive si occupa anche di altre molte patologie. Beh, le patologie principali sono le malattie dei bambini, abbiamo moltissimi bambini. In questo momento, per esempio, prima del mio ritorno c'erano 70 bambini, molti malnutriti e molti con anemie che sono specifiche di quella popolazione. Si chiama sickle cell anemia. E quindi è un'anemia che naturalmente va controllata molto spesso, e vanno controllati i bambini ogni mese in maniera che riusciamo a tamponare un po' i risultati.